Per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 trasmettiamo a cura di Rai Parlamento il confronto. Buon pomeriggio da Rai Parlamento, benvenuti al primo dei nostri confronti in vista delle elezioni politiche di domenica prossima. Vi presento subito i nostri ospiti, Maria Chiara Fazio della lista Noi Moderati, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, direttore. E buon pomeriggio anche a Valeria Valente del Partito Democratico. Salve, bentrovati. Benvenuto a Simone Di Stefano di Alternativa per l'Italia, no Green Pass. Salve a tutti. Chiudiamo il primo giro di domande con Simone Di Stefano, Alternativa per l'Italia, no Green Pass. Lei, dopo l'addio a Casa Pound, si è alleato con Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia. Un'alleanza e una coppia, come dire, inedita, se mi consente. Cosa vi unisce? Cosa avete in comune? Ah, sicuramente abbiamo messo in piedi un movimento che ha i valori ben saldi, i valori che servono a questa nazione per ripartire, e l'idea di libertà personale dell'individuo, quella che è stata calpestata ferocemente negli ultimi 2 anni, e la libertà della nazione di poter prendere le decisioni necessarie per seguire sempre ed esclusivamente il nostro interesse nazionale. Quindi abbiamo unito due mondi, diciamo così, per creare un'offerta politica che magari rispetto anche agli altri partiti del dissenso ha una visione ben chiara di quello che deve essere questa nazione, di cosa c'è stato fatto in questi 2 anni e di come risolvere determinati problemi. Nella realtà dei fatti, ovviamente, questa alleanza nasce perché all'inizio questo fronte del dissenso poteva essere unito. Abbiamo cercato un'alleanza che purtroppo non è venuta fuori perché altri hanno preferito andare da soli, ma io credo che si sia formato qualcosa che è destinato a crescere in futuro, a contrastare soprattutto i vecchi partiti centrodestra e centrosinistra che governano insieme ormai dal 2011. Grazie Di Stefano. Passiamo da Simone Di Stefano, Alternativa per l'Italia, no Green Pass. Anche a lei chiedo, qual è la vostra ricetta per sostenere l'economia, famiglie e imprese, soprattutto rispetto al tema della crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina? Beh, intanto bisognerebbe riflettere molto sulle cause che ci hanno portato fin qui, perché l'Unione Europea è responsabile di quello che è successo. Le imposizioni che arrivano, come sempre, da Bruxelles impongono prima la liberalizzazione del prezzo dell'energia, la privatizzazione del comparto industriale energetico italiano che finisce in mano a chissà chi e sposta la sede magari all'estero, come è successo per Eni, per esempio. Dopodiché Gentiloni e la von der Leyen vanno in diretta mondiale a dire che tutte le automobili parcheggiate qui fuori fra 10 anni saranno attaccate ad una presa di corrente. Questo ovviamente fa impennare i prezzi dell'energia ancor prima di infilarsi nella folle guerra contro la Russia economica che poi ci ha portato a questo disastro. Quindi riflettere bene su quali sono le cause, si creano le emergenze perché poi sulla base di queste emergenze si impongono determinati metodi, come il Green Pass all'epoca, con cui entrare nella vita del cittadino. Per esempio in Unione Europea ad oggi può entrare nel vostro contatore dentro casa e decidere se dovete utilizzare il phon o se dovete utilizzare la lavastoviglie. Questo per noi è aberrante. Grazie Di Stefano. Riparto da Simone Di Stefano, Alternativa per l'Italia, no Green Pass. Parliamo dell'alluvione delle Marche, perché ha riproposto drammaticamente il tema dell'emergenza ambientale. Con quali priorità per la sua forza politica e soprattutto con quali strumenti pensate di fronteggiare questo tipo di emergenze legate al clima? Ma io credo che abbia più che altro riproposto il tema annoso dell'incapacità di questa nazione di programmare una spesa pubblica per determinare la cura del territorio necessaria da non avere dissesti idrogeologici. Quindi non si parla di cambiamento climatico, qui si parla di impossibilità per rispettare i soliti parametri europei di fare quella spesa necessaria in deficit per tutelare il nostro territorio. Quindi poi ci si nasconde dietro la foglia di figo del cambiamento climatico, ma nella realtà dei fatti i governi che si sono succeduti dal 2011 fin qui, che hanno fatto avanzo primario, ovvero hanno fatto incassare di più allo Stato di quanto ha speso per rispettare i parametri folli dell'Unione Europea, hanno causato il dissesto idrogeologico che vediamo. Quindi non bisogna nascondersi dietro il cambiamento climatico, bisogna andare a pulire i fiumi, bisogna andare a tagliare gli alberi, bisogna assumere le persone, bisogna mettere la gente a lavorare per tutelare il nostro territorio. Spesso e volentieri invece basta la foglia di figo del cambiamento climatico per dire che non è colpa nostra, in realtà le colpe ci sono. Sì, è un tema caldo questo, perché anche Di Stefano chiede di replicare la sua prima replica, 30 secondi, prego. Sì, quello che voglio dire sommessamente è che
gli investimenti adeguati devono essere fatti da chi ha governato. Dal 2011 da Monti in poi i due partiti qui rappresentati hanno governato insieme l'Italia, tranne la pausa del governo Conte 1, il governo giallo-verde. Non sono io ad amministrare le regioni, non sono io ad amministrare il territorio, quindi diciamo magari le responsabilità andrebbero cercate nei partiti che governano da tantissimo tempo. L'Unione Europea ha delle gravissime colpe perché tutti i parametri da rispettare ci impediscono la spesa necessaria per fare quegli interventi. Su questa sua ultima affermazione c'è la richiesta di due diritti di replica, chiesto per primo la parola a Di Stefano, Alternativa per l'Italia, no Green Pass. 30 secondi per lei. Sì, semplicemente il PNRR sono sempre i soliti fondi europei che sono soldi nostri, che noi diamo all'Unione Europea e l'Unione Europea ce li restituisce dicendo come dobbiamo utilizzarli. Dubito fortemente che potranno essere utilizzati per fare delle assunzioni per esempio nel comparto pubblico, perché altrimenti qualcuno a Bruxelles alzerà il ditino dicendo state facendo troppa spesa pubblica, assumete troppe persone nel comparto pubblico, quindi sempre il solito gioco. Siamo a ricasco di Bruxelles e da 20 anni seguiamo gli ordini, ma stiamo andando a sbattere, PNRR o no. Simone Di Stefano, vorrei sentire su questo anche l'opinione di Alternativa per l'Italia no Green Pass, insomma cosa fare di uno strumento che oggi interessa circa 1.200.000 persone? Beh, al netto di tutto quello che abbiamo visto, insomma delle storture, delle truffe che ci sono state attorno al reddito cittadinanza, di tante persone che lo percepiscono e che non dovrebbero prenderlo, non pensiamo che in questo momento, visto la crisi enorme che stiamo per affrontare, visto la crisi, l'ecatombe energetica che stiamo per affrontare, le difficoltà che incontreranno famiglie e lavoratori, che sia da togliere questo strumento. Il problema è, potremmo toglierlo se a fronte di togliere via un reddito cittadinanza offrissimo un lavoro stabile, sicuro e ben pagato. In nessun altro caso possiamo immaginare di toglierlo. Quindi le politiche attive del lavoro che andavano fatte sempre da chi ha governato fin qui e non sono state fatte, sono state assolutamente inefficaci per questo sistema. Il problema è sempre il solito, vogliamo fare tante cose, dobbiamo detassare le imprese, dobbiamo investire nel lavoro, dobbiamo fare quegli investimenti pubblici, ma non si può fare niente se rimaniamo a sentire i parametri dell'Unione Europea. Togliere le tasse vuol dire mancati introiti per le casse dello Stato e come li rimettiamo quei soldi là dentro se poi la Banca Centrale Europea ci fa il ricatto dello spread e non compra i nostri titoli non collocati sul mercato? Andiamo da Simone Di Stefano, Alternativa per l'Italia no Green Pass. Voi che farete in caso di elezione in Parlamento? Con chi vi alleerete? Vi sentite più vicini al centrodestra o al centrosinistra? Non ci alleeremo con nessuno, ovviamente saremo all'opposizione. In questa nazione serve un'opposizione vera, servono dei parlamentari che escano dall'aula e si mettono a fronte delle piazze che abbiamo visto già in questi anni che hanno protestato per contrastare la gravissima lesione dei diritti individuali che abbiamo subito in tempi di Covid e no Green Pass, quindi saremo inesorabilmente all'opposizione. Al governo ci saranno i partiti qui rappresentati che, ripeto, governano insieme dal 2011, ricordiamo, no, anche Silvio Berlusconi che ha sostenuto il governo di Enrico Letta, tanti di voi cari elettori se lo dimenticano, Enrico Letta ha già governato, ha fatto un governo ed è stato sostenuto da Berlusconi che poi ha mandato per esempio Beatrice Lorenzin a fare il ministro della sanità, eletta nel centrodestra. Da lì poi si generarono nei governi successivi appunto le liste dei moderati, ricorderete Alfano, Lupi, governano insieme da 11 anni, a parte diciamo la pausa del governo giallo-verde, per cui non capisco perché qui si possa continuare a dire mai più con questo, mai più con quest'altro. Lo farete di nuovo, siete già pronti e lo farete. Grazie. Abbiamo spazio per un sesto e ultimo giro di domande, anzi per una domanda uguale per tutti. Si parla molto di rischio astensionismo. Cosa direste per motivare gli elettori, per mandarli a votare e naturalmente per votare ciascuno per la propria lista? Inizierei da questo sesto giro da Simone Di Stefano, Alternativa per l'Italia, no Green Pass. Sì, l'astensionismo non ha molta ragione d'essere, perché comunque sia i partiti o il sistema, così come viene definito, di certo non si metterà a piangere se non andranno a votare il 40, il 50, il 70% degli elettori. Faranno un governo comunque, quindi rimanere a casa e non dare il proprio voto magari a dei partiti del fronte del dissenso resta un'opzione prettamente inutile. Nessuno piangerà, il Presidente della Repubblica sarà contento, il Presidente del Consiglio futuro sarà contentissimo di governare senza i voti degli italiani che sono rimasti a casa. Quindi io dico, radunate dentro di voi il ricordo, soprattutto per chi si astiene e ha probabilmente molta rabbia nei confronti dei partiti tradizionali, il ricordo di quello che vi è stato fatto in questi 2 anni, del Green Pass, dei vostri figli buttati fuori dagli autobus, degli anziani abbandonati dentro le strutture ospedaliere senza che nessuno potesse andarli a trovare, voi tramutati in codici a barre che potevano essere accesi o spenti a secondo dell'obbedienza o meno, diciamo, alle regole imposte dal governo e dal sistema. Ecco, fate questo sforzo, uscite di casa, andate nel seggio elettorale, mettete la vostra X su Alternativa
Alternativa per l'Italia, quantomeno per avere un'opposizione in Parlamento. Siccome siete stati molto nei tempi, il nostro gong lo abbiamo sentito veramente molto molto poco, mi dicono dalla regia che abbiamo ancora tempo per risposte brevi di 30 secondi per un altro appello. Li avete citati en passant, si tratta dei giovani, di chi andrà a votare per la prima volta. Allora, cosa sentite di poter dire ai ragazzi e alle ragazze che appunto voteranno per la prima volta? Grazie. Di Stefano? Giovani, vorrei dire, purtroppo forse non riuscite a rendervi conto bene di qual è la situazione drammatica che state vivendo. Fino a un certo punto vi sembra che tutto sia fantastico, questo mondo bellissimo, arcobaleno, fatto di buoni sentimenti. Nella realtà dei fatti molti di voi si sveglieranno duramente e troveranno soltanto un'occupazione precaria, l'impossibilità di mettere su casa, l'impossibilità di sposare la persona amata e di mettere su famiglia. E questo succederà a breve, quindi dovreste iniziare a ragionare seriamente e cambiare il vostro modo di vedere le cose e anche cambiare il modo di votare. Siete giovani, non potete votare i partiti del sistema, altrimenti sarete complici. Qui io ringrazio i nostri ospiti di questo pomeriggio. Noi vi aspettiamo questa sera alle 21:25, sempre su Rai 3, con il format elettorale della conferenza stampa. Grazie per essere stati con noi. A tutti l'augurio di un buon pomeriggio.